prima di andare da Maruki vorrei creare un'ultima persona. Prima di tutto dobbiamo prendere Lucifero, vieni con me Ciccio, e Maria. E già che ci siamo dobbiamo anche prendere, dove sei? Eccolo qua, Joaquin Yan. Vieni con me, grazie. Ora fondiamo assieme Lucifero e Maria per fare Gabriel. Questo non ce l'ho, dovrei farlo. Non ora comunque. Fondiamo Gabriel e gli insegniamo. Sì, costa 400.000, fallo pure. Non ci interessa il tratto a noi, perché ci interessano le abilità principali. Allora, amplifica, potenzia, abilità e signore della magia. Queste sono le abilità principali. Lucifero adesso in realtà ci serve a noi anche per stenua resistenza, ma a Gabriel abbiamo già insegnato 4 cose. Non c'è da preoccuparsi, perché adesso Lucifero lo dobbiamo riprendere ancora per un'altra fusione. Fondiamo Joaquin Yan con Lucifero per fare Yamata. Anche qui non ci interessa quale tratto avrà, perché tanto ci serve solo per una fusione. Gli insegniamo debilitazione, stenua resistenza, potenziamento. Così, giusto per fare qualcosa. Ecco fatto. Abbiamo anche questo bel serpentone Idra. Seguendo i miei punti, siamo quasi alla fine. Dobbiamo ora fondere Gabriel insieme a un'altra persona. Andiamo sulla M e cerchiamo Mitra. Non questo Mitra, ma questo Mitra, che ci serve ancora per una fusione, ovvero fondiamo assieme Mitra insieme a Gabriel e otteniamo Rajanaga. Rajanaga può imparare 4 cose, perfetto. Anche qui non ci serve che impari nulla di importante. Gli insegniamo amplifica, potenza, abilità e infine signore della magia. Ecco qua, perfetto, vieni tutto e anche questo è fatto. Rajanaga e Yamata ci servono ora per un'ultima fase. La fusione avanzata, andiamo a prendere Izanagi no Hokami per fondere assieme tutti quanti. Yamata, Trono, Inugami, Rajanaga, Barog e infine Norma. Ovviamente tutti gli altri non ci servono, a noi ci servivano quelli che abbiamo fuso adesso. Ti chiedo 500.000 yen, ecco, una sciocchezzina. Questa persona è nata dal cuore di un'entità dal fatto dissimile da quello narrato dalla tua rivolta. Tuttavia reca ancora il potere del suo proprietario originale. Ti sarà di grande aiuto. Non ci metto proprio neanche il minimo dubbio. E quello che gli insegneremo non è volere della spada, ma creatore di paesi, la sua abilità che aumenta attacco e difesa in base al completamento del nostro registro delle persone. Quindi se abbiamo il 95% in questo momento avremo un bonus del 95% in attacco e difesa. Perfetto. E gli insegniamo questo, 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 stenua resistenza. Tecnicamente io ho preso debilitazione, ma se non sbaglio debilitazione io ce l'ho, che posso impararla. Signore della magia non ce l'ho ancora, quindi vai di signore della magia. Perfetto. Questa persona è una delle persone più rotte che esistano. Cioè, nei DLC hanno aggiunto cose potenti, ma in quelli a pagamento, questo qua nello specifico, questa persona è la persona più sgrava possibile, santo cielo. Ed è una fusione da 6. Zacchete. Una bella tagliata di testolina. Per fondere Izanagi no Hokami, sono il primo dio, Izanagi no Okami. Illumino il cammino con raggi di luce fin dalla mia prima venuta. Con calma, però c'è un pubblico di minorenni. Potevo fare la versione Picaro, lo so. Mi sarebbe venuto anche più facile, credetemi. È figo, per carità, ma la versione col costume bianco mi piace un filino di più. Verità letali è l'attacco divino più potente in assoluto. Non tanto per il danno pesante, perché c'è il danno colossale, che è anche peggio per dire, ma questo perché lo fa 3 volte. Immaginati con creatore di paesi, un 100% fisso di attacco e difesa, concentrazione, potenziamento e debilitazione sul nemico. La fine del mondo. Questa persona però non è ancora
perfetta. E tra l'altro è una delle poche persone che ha l'arcano del mondo. Pochissime. Per un paio di motivi. Mi mancano due abilità. Ad esempio, grazie Angelica, ce la possiamo togliere dalle balle perché tanto abbiamo già Stenua Resistenza. Dovrei avere ancora una carta con Debilitazione. Dove sei? Eccola qui, ne ho una. Va bene, insegniamola a Izanagi no Hokami. Questo perché non abbiamo una persona che ci permette di abbassare tutte le statistiche di un nemico ancora. E in questo momento aumentare le illusioni e attacchi magici non ci serve a noi. Ecco a te, debilitazione. Ora di concreto ci mancherebbe solo una abilità. Ma già adesso il nostro Izanagi è bello che pronto. Quando avremo la possibilità di mettergli l'ultima abilità che ci manca, questa persona sarà la persona più sgrava possibile, credetemi. Già il nostro team è un team quasi perfetto. Odino, non sono ancora sicuro di una cosa, devo ancora controllare. Però Kaguya, il nostro Satanael, cioè, qua veramente facciamo i culi. E in tutto questo ora dobbiamo ancora andare da Maruki. Ora che finalmente abbiamo creato questa persona, è meglio salvare, perché se no, se la perdo, mi incazzo. E ora Maruki bello, finalmente vengo da te. Oh, mi starai aspettando da un sacco di tempo. Saranno passate mezz'ora da quando mi hai scritto. Vai da lui. È lunedì, giustamente. Grazie, apprezzo molto l'aiuto. Che ne dici di chiacchierare all'aperto oggi? Come vuoi, potremmo incontrarci in cortile, magari. Dai, ci vediamo lì. Io devo ritornare a scuola, Maruki. Sono andato via. Beh, Star-kun, ho appena scoperto che nonostante l'aspetto, i gatti possono essere terribili. Ma dai, da dove viene questa? È successo mentre andavo a scuola stamattina. Al lavoro, stavo dicendo. Ho visto un gattino bloccato su un albero. Mi dispiaceva vederlo lì. Ho provato a salvarlo, ma ho rimediato un graffio leggendario. Dove? Non si vede. Non avevo idea che gli artigli di un gatto fossero così affilati. Lo so, c'ho un gatto anch'io, sa? Parli per esperienza, eh? Brucia da morire. Meno male che Morgana è un po' più educato. Ma sono riuscito a salvare il gattino, quindi ne valsa la pena. Volevo solo assicurarmi di disinfettarmi il graffio, comunque. I graffi. Beh, voltiamo pagina e parliamo di un altro tipo di dolore. Quello del cuore. A dire il vero, ne abbiamo già parlato l'altra volta. Il dolore del cuore. Ecco qua. Ci sono molti modi di identificare e diagnosticare ferite e patologie fisiche, ma con il dolore del cuore entriamo in un territorio inesplorato. C'è ancora molto che non sappiamo, ma va, chi l'avrebbe mai detto? È difficile curare un trauma se questo non è visibile, giustamente. Se solo potessimo alleviare il dolore emotivo in modo salutare, come un antibiotico o con una ferita. Quindi è questo che stai lavorando, Maruki? Oh, ma che arguzia, a dirla tutta ci hai quasi beccato. Sfortunatamente sappiamo bene che non esistono pomate in grado di curare un cuore spezzato. Ma va. Ma non solo. I disagi psicologici sono ancora più complessi. Ecco, lascia che ti dia una dimostrazione. Oh, Star-kun! Povero me! Mi fa male il cuore! È come se mi avessero trafitto il petto! Che cazzo sta facendo questo? C'è un bruciore straziante dentro di me. Io non ti conosco. Scusa, stavo cercando di recitare. Non guardarmi così, per favore. Non ti sto proprio guardando, Maruki. Io non ti sto proprio guardando. Ecco, quello a cui voglio arrivare è che l'unico dolore emotivo che possiamo comprendere è il nostro. Sembra scontato, vero? Ma è fondamentale per capire. Ah beh, certo. Il cuore di una persona e il suo dolore non è visibile. Se qualcuno passasse la vita descrivendolo agli altri, questi non capirebbero comunque. Vero, il nostro dolore è solo nostro. Non possiamo entrare nel suo cuore ed eliminare la causa scatenante del dolore. Noi possiamo cambiarlo solo se sei stronzo, ma quello è un altro modo. Per ottenere risultati in questo campo, devo condurre ulteriori ricerche sul cuore. Aprine uno. In particolare, devo capire come reagisce il cuore al mondo che lo circonda. Sarebbe il primo passo per fare progressi nel campo. Come no? Quando ci riusciremo, non solo comprenderemo i dolori della psiche, un tempo imperscrutabili, ma riusciremo ad effettuare trattamenti più efficaci per quelle persone con il cuore spezzato.
Beh, sembra... è un ottimo piano, ma tu sei molto gentile, effettivamente. Non sono un santo, voglio fare il mio lavoro. Non sarebbe magnifico liberare le persone dal dolore, sicuramente. Il dolore non piace nemmeno a me, sicuro. Ma... d'altra parte, in molti hanno definito la mia idea un sogno assurdo e insensato, come dagli torto. Mica tanto, eppure riesce sempre a mettere da parte un po' di tempo per ascoltare quel che dico e tenti di capirmi. Grazie a te mi sto rendendo conto che le mie teorie stanno facendo progressi. Beh, finché mi aiuti ad aumentare i miei SP, a me va bene. Come dire, diciamo che mi stai aiutando a mettere a fuoco quest'idea vaga e sfuggente. Mi piace essere utile. Sai, prima o poi tu stesso potresti diventare un consulente. Beh, già voglio diventare un politico, diventiamo anche un consulente e apriamo anche un bar. Cazzo, sarebbe una roba fantastica, un politico consulente che gestisce un caffè. Geniale. Ti andrebbe di diventare il mio assistente, ho un budget ridicolo però, quindi non potrei pagarti. Sai che novità, non amo lavorare gratis. Beh, tanto mi insegna ad aumentare gli SP, è già qualcosa per me. Oh, quanto entusiasmo, forse in futuro diventerai davvero un consulente in gamba. Aprendo un caffè sicuro. Scherzi a parte, sono veramente grato del tuo aiuto. Grazie, Starkun. Sapere tutto questo fa quasi male, sapendo la trama futura. Cioè, sapendo cosa sta passando Maruki ora e sapendo cosa sta passando alla fine, ti viene un po' quel magone della serie. Oh, poveraccio. Per oggi basta così, ok? Spero che la prossima volta avrai ancora voglia di ascoltarmi. Bene, so che non aspettavi altro, quindi passiamo all'allenamento mentale. Allala, non è bello l'allenamento. Grazie al training ho aumentato i miei 5 punti, come al solito. Oh, ecco qui, non si può mai dire... Ti odio, Maruki. Tu sta caramella frizzantina, te la metto nel naso. Va bene, fa attenzione quando torni a casa. Io voglio bene a Maruki, santo cielo. È un ottimo companion, un ottimo confidant. Però ste cazzo di merendine, che palle. Starkun, hai un attimo. Oggi la discussione è stata a senso unico. Ho divagato ancora. Succede continuamente. Avrei dovuto chiedertelo prima, ma ciò ti causa affaticamento mentale? Ti crea problemi con lo studio? Ma chi? Ma dove? Sono il primo della classe. Davvero? Grazie al cielo. Ero preoccupato, i ragazzi non amano ascoltare un signore di mezza età che parla di concetti filosofici. A me sembri un trentenne, poi mezza età non direi mica. Poi magari tutti sembrano più giovani, cioè se lui è davvero 50 anni sembra un trentenne. Noi che siamo dei 17enni sembriamo almeno dei ventenni. So che sto chiedendo troppo, ma sarebbe fantastico se potessimo... Cosa? Eh? La stazione? Scusa, questo turista ha bisogno di aiuto. Devo andare. Un attimo, la stazione di Shinjuku. E lei, oh, non ha soldi. Questo qua prima o poi si farà rapinare, santo cielo. Ah, non hai soldi? Tieni, ti do 500.000 yen. Anche se sono povero io. Oh, è arrivato un pacco. Che bello. È arrivato un altro pacco per te. Vediamo, che cosa hai ordinato? Una fiamma ossidrica, del ghiaccio secco e una bobina magnetica. Deve essere quell'ordine che ha fatto la televendita. Ma va, Morgana. Allora, Sojiro, non hai bisogno di un aiuto. Quindi, visto che stasera siamo liberi e tecnicamente domani manderemo la lettera di sfida e nessuno ha bisogno del mio aiuto stasera, andiamo a vedere se al negozio di soft air qualcuno in particolare ha bisogno di me. Ancora tu? Devo chiedergli della replica dell'arma. Allora, che cosa vuoi? Parliamo del sacchetto, forza. Con il mio livello attuale di coraggio dovrei poterglielo chiedere. Ci mancherebbe anche. Che tra l'altro lui richiede almeno 4 di coraggio per poter parlare con lui. Quindi capite quanto in avanti ho dovuto fare questa questa all'inizio. Va bene. Quella era una replica che ho modificato per farla sembrare più autentica possibile. Ma l'aveva richiesto un cliente. Me l'aveva. Tu mi hai aiutato a portarla fuori da qui eludendo i detective. Ora sei un complice, quindi vedi di non fare la spia. La telecamera di sicurezza ha registrato tutto. Ha registrato sicuramente anche quando ho portato la medaglia. Io sono interessato alle armi. Ah. Ah. Andiamo a parlare sul retro? Va bene. Andiamo a vedere. Chi diavolo sei? Un appassionato di armi? Alla tua età? Sembra strano.
Beh, di sicuro è il cuore di un appassionato. Sei un tipo strano, ragazzo. Sicuramente. Aspetta un attimo. Sì, potrebbe funzionare. Posso soddisfare la richiesta, ma assicurati di avere il denaro. Questa roba vale centinaia di migliaia di yen a pezzo. La Madonna. A volte la quotazione supera il milione, in base a come mi sento. Sono un milionario, quindi a me va bene. Permettimi di comprarle, c'ho i soldi. Non stai bluffando, vero ragazzo? Anzi, se stai bluffando potresti essere ancora più utile. Ascolta, non sono cattivo. Di tanto in tanto scendo a compromessi. Come fare degli sconti? Per esempio, mi aiuterai con i miei affari. Contrabbandare merce, distribuire prove, distruggere prove. In cambio ti metterò a disposizione un menu speciale, con prezzi adatti a un tipo come te. Che ne dici? Niente male, eh? A me va benissimo. Cosa cerchi di ottenere? Non c'è bisogno di dirti tutto. Non è una cosa che devi sapere. Il fuoco si combatte con il fuoco. Ho bisogno di una mia pedina. Beh, già sono una cavia. Essere una pedina non cambia di niente. Non parlarne con nessuno, chiaro? Segui solo le mie istruzioni. Sì, capo. Se non accetterò la sua offerta, non diventeremo più forti. Hai voglia? Allora, cosa vuoi fare? Accetti l'accordo o no? Se non è troppo rischioso, farò il possibile. Bene. Ora ti preparerò il menù speciale. Dovresti ringraziarmi. Minchia, hai voglia. Ho stretto un patto con EY. Ora posso chiedergli di personalizzare le mie armi da fuoco in cambio del mio aiuto. Sta cacchio di musichetta ogni volta che parte un confidant. Ah, la mia testa. Mi sparerei volentieri. No, non si può fare. A quanto pare possedevi delle repliche di armi, così dettagliate da andare oltre il semplice hobby. Di certo qualcuno avrà pensato che fossero vere. Mi dirai come te le sei procurate, vero? No. Vai a scoprirlo. Confessa. Col cazzo. Naru Wananji, Nanji Wanaru, io sono te, tu sei me, hai appena stretto una nuova alleanza. Essa diverrà le ali della ribellione, capaci di spezzare le catene della tua prigionia. Con la nascita di questa persona, l'appeso, mi sono concessi i venti sacri che condurranno alla libertà e a un nuovo potere. Tan, tum, tan, tan. Personalizzazione elementare. Puoi personalizzare le tue armi da fuoco e installare potenziamenti. E grazie al tuo regalo di addio EY posso personalizzarle al massimo fin da subito. Personalizzazione elementale. Ah già, quando non avrò affari in ballo ti affiderò dei lavoretti generici. Pulire, sbrigare commissioni, ci sono tonnellate di cose da fare, immagino. Deve essere emozionante per un appassionato come te, eh? Sicuramente, a me pare sfruttamento. Però per avere le armi, questo è altro. Questo è il mio numero. Se ti mando messaggi da lì è per chiedere il tuo aiuto in negozio. Sappi che se ti arrestano io non ti conosco. Non abbiamo nessun legame, è chiaro? Se vuoi qualcosa, devi prima guadagnartelo. Qual è il mio primo incarico? Voglio subito le armi. Sgancia! Vacci piano, cowboy. Non vedi l'ora di iniziare, eh? Ti manderò un messaggio quando è tutto pronto. Spero di poter contare su di te, ragazzino. Senti chi parla. Per oggi è fatta. Torna a casa, aiutante. Grazie, EY. E un altro confidant è stato aggiunto alla nostra lista di confidant. E oggi piove. E vai, si va a comprare proteine e siamo seduti. Ah, siamo riusciti a sederci. Perché non leggi qualcosa prima che il treno arrivi a destinazione? Cosa posso leggere? Questo è solo una. Una rivista di moda per ragazze dei gusti originali. Certo, come no. E io continuo a leggere questo qui. Tanto, cosa leggiamo, leggiamo, a noi ci cambia realmente poco. Molto interessante questo libro. E abbiamo aumentato la nostra conoscenza, che è già al massimo. No, era il fascino. Siamo quasi arrivati. Ma va? Davvero? A me importa solo che oggi piova. Ok, iniziamo. Innanzitutto ho un annuncio da fare riguardo a un imminente evento scolastico. Di già, davvero? Come parte di un progetto civico, la scuola parteciperà a una campagna pubblica di pulizia. Ciò significa che andremo al parco Inukashira a raccogliere spazzatura.
Bla bla bla, che bello, oh, che gioia. E vai, io non voglio venire, vaffanculo. Calmatevi. La ripulitura avrà luogo la prossima settimana, il 30. Durante l'evento tutti gli studenti dovranno indossare la tuta, non dimenticatelo. Pipipip. Avete sentito di questa stronzata delle pulizie al parco? Sarà un'idea del preside per la reputazione della scuola, dopo che Kamoshida l'ha scandalata. What? Mi sa che il verbo scandalare non esiste. Grazie, Anne. Ma capisco cosa intendi. Anche tutta la roba del consulente mi sembra una mossa disperata. Fanno quello che possono, è tutto così irritante. Fanno quello che possono. Tutte le ragazze della classe sono impazzite per questo nuovo tipo. Dicono che Maruki sia fico, gentile, sensibile, e tutte pensano che sia il loro tipo. Invece lui è il mio tipo, lui è il mio uomo. Wow, deve essere popolare. Oh già, voi siete già andati a una sua seduta? 4 sedute. Oh merda, l'ho dimenticato. Ma non so, non mi va poi tanto. Sai cosa voglio dire, no Phoenix? Ci sono già andato, è un buon consulente in realtà. Wow, davvero? Dovresti andarci e basta. Se la tiri per le lunghe e attiri l'attenzione, saremo noi a pagarne le conseguenze. E va bene. Oh, e vedremo il nostro amico Ryuji andare da Maruki. Oh, che belle emozioni. Pampanabarampao. Entra pure. Ehi là. Sakamoto-kun, sei qui per una seduta di consulenza? Beh, non che volessi proprio venire qui, eh. Scusa se ti ho costretto. Comunque, vieni, entra. Bel posto l'infermeria. Che situazione imbarazzante. Eh? Come mai? Ecco, di solito non vado dai prof se non per le lavate di capo quando combino qualche casino. Oh, io non sono un professore. In realtà, beh, sono dalla parte degli studenti. Oh, sì? Insomma, ora devo parlare di Kamoshida, eh? Oh, no, non è un interrogatorio. Sei libero di rilassarti e di parlare di qualunque cosa. Vuoi uno snack? Tieni. Ma tipo cosa? Dunque no. Per esempio, c'è qualcuno nella tua classe che ti piace? Non è facile parlare neppure di questo. Comunque, no, nessuna. No, scusa, intendevo sei nel pieno dell'adolescenza, giusto? Al liceo si scopre l'amore e tutto il resto, quindi... Per lei è stato così? Non esattamente. Ma è perché mi sono innamorato dei miei studi. Ah sì? Come no? Scusa, dovrei ascoltarti, invece ti sto deprimendo. Oh, proviamo così. Cosa fai nel tempo libero, Sakamoto-kun? Nel fine settimana, dopo la scuola? Faccio il ladro fantasma. Mi vedo con gli amici, più che altro. Anche se è una cosa recente. Prima ero sempre incazzato e prima ancora pensavo solo alla squadra di atletica. Ah, dunque, ora la gamba è guarita. Oh, allora lei sa anche quello. Beh, sì, abbastanza. A patto di non sforzarla o robe così. Certo, capisco. Ti piace correre, eh? Immagino di sì. Insomma, dopo tutto quell'allenamento che ho fatto, ha senso. Mi allenavo regolarmente, divertendomi a gareggiare con tutti gli altri. Magari avrei potuto ricevere una borsa di studio sportiva e rendere le cose più facili a mia madre. Eh già, ma ormai è acqua passata. Va tutto bene comunque, ora ho cose più importanti da fare, immagino. Più importanti, eh? Tipo? Ladro fantasma. Beh, non importa che strada dovrai prendere per arrivarci. Spero che il tuo amore per l'atletica possa comunque esserti d'aiuto. Grazie. E sai cosa si dice, no? Se lo desideri abbastanza, il tuo sogno può diventare realtà. Maruki, santo cielo! Sta cercando di propinarmi qualcosa? Oh no, si tratta di un fenomeno reale, con un sacco di studi in corso al riguardo. Vedila così, Sakamoto-kun. Cosa vorresti di più nella tua vita in questo momento? Soldi? Vorrei qualcosa da bere per ora. Cosa? Stamattina ho trovato un coupon per un succo di frutta gratuito al convenience store. E ora mi farebbe piacere se l'avessi tu. What? Visto? Hai realizzato un desiderio. Grazie.
Vedi, il tuo desiderio si è realizzato. Sì. Sì. Ehi, dottor Maruki, volevo dire Doc, le hanno mai detto che è un tipo parecchio strano? Penso di sì. Oh, che sia un complimento da parte tua. No? Oh. È stato divertente, grazie di aver parlato con me. Giorni alla fine della mostra, solo 12. Non mandi la lettera di sfida? Se nessuno rogna oggi... E infatti è così, mandiamo la lettera di sfida. Perfetto, ragazzuoli, aspetta, piove ancora? Ma che palle, ogni cacchio di volta che piove al mattino, non piove più al pomeriggio. Fuori dalla mia finestra sta nevicando l'inferno, santo cielo, e qui non piove. Prima di mandare la lettera di sfida, vorrei passare un secondo al negozio di Softair per vedere se posso modificare le mie armi definitive. Ho saputo che hanno arrestato un insegnante di liceo. Pare insegnasse educazione fisica e avesse vinto una medaglia d'oro alle Olimpiadi. Io è meglio se mi faccio gli affari miei e basta. Allora, ti serve qualcosa? Assolutamente. Vorrei modificare le mie armi, se non ti dispiace. Io. Personalizzazione gratis, tra l'altro. Minchia. Qua allora ci divertiamo. Minchia. 666, ma 50 di precisione. Direi che forse è troppo poco. Direi che 444 va benissimo, soprattutto se è gratis. Anche Ryuji, gli aumentiamo di un bel po' l'attacco, ma in realtà non mi dispiacerebbe aumentargli la precisione. Ti dirò, 92%, mica è male, eh. Questo mi abbassa solo di 40, ma arriva quasi al 100 di precisione. Questo mi aumenta di molto l'attacco, ma mi lascia 85 di precisione. L'importante è che mi lasci le munizioni. Sai cosa? Aumentiamo l'attacco. 85% è una buona statistica. Anche Morgana. Io direi di aumentargli di molto l'attacco. Anche se in realtà... Ma sì, dai. 75%, eh? No, facciamo 396 di attacco. An, anche a te, ti aumentiamo di un po' l'attacco perché la precisione al 90% è già alta, quindi vai di 400. E Yusuke, infine, rimani solo tu e direi di aumentarti di un bel po' l'attacco. Perfetto. Tutti quanti ora hanno un'arma migliorata. Quindi, fatto tutto ciò, andiamo al ritrovo e andiamo a mandare la lettera di sfida a Madarame. Adesso possiamo colpirlo, vero? Sì, nessuno mi ha rotto le balle oggi. Madarame diventerà un'altra persona. Per lui non sarà più possibile tornare indietro, però. Nessun ripensamento? Ci ho pensato molto e non riesco a immaginare un futuro in cui non paghi per ciò che ha fatto. Ha ingannato il mondo dell'arte. Ha prosciugato così tanti talenti. Chiedo umilmente il vostro aiuto. Non devi chiedere aiuto. Sei parte della squadra, amico. Va bene. Vi chiedo scusa per questa mia richiesta. Non ti preoccupare. Non preoccuparti. Volevamo solo essere sicuri che te la sentissi anche tu, Yusuke. Ma se hai già deciso, allora noi non abbiamo altro da aggiungere. Se ricordo bene, il prossimo passo sarebbe inviare una lettera di sfida, vero? Una mossa sottile. Non si tratta di essere sottili. La lettera serve a scatenare un cambiamento nella sua cognizione. Un cambiamento nella cognizione. Ora che mi ricordo, avete già avuto dei problemi a riguardo. Ah, ti stai riferendo a quando abbiamo forzato il cancello di sicurezza del cortile? Il palazzo è un mondo cognitivo. Se si altera la cognizione, si altera anche la topografia. Credo. Ben detto, Lady Anne. È proprio così. Ed ora in avanti, questa sarà per noi una tattica vitale. Mica tanto, in realtà, eh. Potrei fare una domanda un po' banale. Continuate a parlare di cognizione. Ma perché esiste un mondo costruito dalla materializzazione delle cognizioni? Aspettate, non ditemelo. È sempre esistito, è solo che noi non siamo totalmente ignari. Siamo totalmente ignari. Sinceramente, non saprei. Al massimo posso dire che esisteva da prima dell'affare Kamoshida. Non saprei dire di più. Capisco. Caspita, effettivamente non ci avevo mai pensato. Fa strano pensare che possano esistere interi mondi di cui non sappiamo nulla. E tu ci avevi mai pensato, Phoenix? Certo che sì, è una roba strana. Non farti prendere dall'ansia. In fondo non puoi dire di sapere tutto, nemmeno della città in cui vivi, vero? Ciò che importa è che sappiamo come muoverci in quel mondo e come sfruttarlo. Vero. Beh,
Visto che non abbiamo nulla da perdere, lettera di sfida, ragazzi. È deciso, prepariamo subito la lettera di sfida. Vai, inviala. Avrei dovuto salvare, effettivamente. Una lettera di sfida, eh? La prenderà sul serio? È famoso, in fin dei conti. Ha ricevuto spesso delle lettere diffamatorie prima d'ora. Saprà distinguere se i crimini descritti sono veri o meno. Aspetta, la scriverei di nuovo tu, Ryuji. L'ultima era quantomeno discutibile. Dovresti farla tu, Yusuke. Dalle quel tocco artistico. No, finirei per farmi scoprire. Conosce il mio tratto e la mia scrittura fin troppo bene. Oh, allora io la penserò e tu l'abbellirai. Progettare una lettera di sfida. Interessante. Sarà la prova che i ladri fantasma esistono davvero. E hanno un nuovo membro. Allora è deciso. Perfetto, non ci resta che impossessarci di quel tesoro. Vedete di prepararvi al meglio. Sì. Oh, kaka. Oh, Tsujiro. Io ho provato a cambiare l'icona della chat. A me sembra uguale. Forse è solo per il gruppo e qui non si vede. Beh, dopo dateci un'occhiata. È il logo dei ladri fantasma che ha fatto Yusuke. E ha fatto uno splendido lavoro, anche con la lettera di sfida. Comunque, questo è il primo lavoro dei ladri fantasma. Non mandiamo tutto all'aria. Non sto sottovalutando nulla, te lo assicuro. E assicurati che Yusuke si riposi oggi, ok? Sì. Ok, dai, a domani. Capito, buonanotte ragazzi. A domani. Beh, dovremmo andare a dormire, immagino, vero? Esatto, lo sapevo, Morgana. Vorrei solo cambiare delle persone, però in realtà penso che staremo bene così. Penso che non avremo problemi con la nostra squadra attuale. Quindi, Morgana, visto che non ho molto da fare, uno, salviamo. Due, vorrei allenarmi, se è possibile. Ti alleni un po'? Facciamolo. Ok, lavoro. Vuoi prendere qualcosa? Sì, il frullato proteico. Il frullato proteico ne è 92, che ne dici? Vai, assumilo tutto. Glugete, glugete, glug. Ecco fatto. Oggi andiamo di allenamento pesante. Vai, solleviamo Morgana. Non pensare al mio peso. È più divertente di quanto pensassi. Lo immaginavo. Aiuto, mi sta portando via. Ottimo lavoro, continuiamo così. Pare che tu abbia acquistato un po' più di forza. Già. I tuoi HP sono aumentati di 7. E più il frullato proteico ne aumenta ancora di 1. Sta attento, andiamo a dormire. Lettera di sfida mandata. Ci incontriamo di nuovo. Non ti stai facendo notare molto di recente? Come mai questo cambiamento? Sono sempre lo stesso? Ah sì? Sarà stata la mia immaginazione? A ogni modo, spero che il colpevole si faccia avanti presto. È ridicolo pretendere che io faccia il lavoro della polizia. Proprio a me doveva chiederlo. Scusami, non volevo dirti ste cose. Chiedo scusa, signore. C'è una questione di cui dovremmo parlare. Vogliate scusarmi un momento? Di che si tratta? Abbiamo trovato questo all'esterno. Una lettera? Signor Ichisukai Madarame, vile peccatore di vanità, il cui talento è svanito da tempo. Sei un artista che abusa della sua autorità per rubare impunemente le idee dei suoi allievi. È nostra precisa intenzione indurti a confessare ai tuoi crimini. Senza errore e indugio alcuno ruberemo i tuoi desideri distorti. Firmato Killer Gecko Star. Chi è il responsabile? Non lo sappiamo. La stessa lettera è stata fissa ovunque. E le telecamere di sicurezza? Non c'è traccia del colpevole. Abbiamo visto solo un gatto nelle registrazioni. Fatelo sparire all'istante. Certamente. Ah, cazzo.
Che c'è adesso? Pensavo all'effetto che avrebbe sulla mostra. Noi crediamo sia uno scherzo, ma i mass media... Stai forse insinuando che questa calunnia corrisponde al vero? Certo che no! Sono stati quei vili mocciosi, non è vero? Beh, non ha importanza. La pacchia durerà soltanto fino alla fine della mostra. Meow meow meow. Livello 100. Funzionerà? Sì, era perfetta. Anche la composizione era magnifica. Il tesoro dovrebbe apparire a momenti. Ti conviene goderti gli ultimi istanti di libertà finché puoi, vecchiaccio. A ogni modo, avete dato un'occhiata online? La gente parla già della lettera. Gliela faremo vedere. Sorprenderemo tutti. Di sicuro lo sapete già, ma abbiamo un solo tentativo. Diamoci dentro o la valo spacca. Conto su di voi, ragazzi. E noi contiamo su di te. Oh, che caruccia. Con le mani dietro la schiena. Anna, sei carinissima. Nemmeno tu hai delle riserve, vero Yusuke? Certo che no. Ce la faremo. Forza, andiamo allora. Questa distorsione a me fa sempre morire. Dio mio. Spero ci sia la stanza di velluto perché vorrei prendere altre due persone. Non è necessario, però, perché non prenderle già che ci siamo? Qui c'è un'atmosfera molto diversa. Ecco, con quella lettera gli abbiamo dichiarato guerra. Non c'è niente da temere. Abbiamo trovato una strada e siamo pronti all'azione. Ruberemo il tesoro con classe. Sicuro. E la stanza di velluto è qua, quindi tu via... Tu via, mi rimane solo da decidere chi altro portarmi. Piano piano siamo scesi da 9.999.999 a 5 milioni. Mi sta facendo male tutto questo. Allora, io porterei Maria, perché non si sa mai, un curatore può sempre essere utile. Ma sì, portiamoci Satana, dai. Visto che non abbiamo l'elemento vento, almeno stiamo al sicuro. Sto spendendo una marea di yen, devo smetterla. Devo smetterla perché prima o poi finiranno. E ora che abbiamo la squadra giusta, torniamo alla sala principale. Perfetto, non abbiamo tempo per salvare. Il nostro unico obiettivo è il tesoro. E allora sbrighiamoci, andiamolo a prendere. Saliamo e andiamo a rubare il tesoro, anche se non vediamo che cos'è. Allora, c'è qualche nemico qui? Sembrerebbe di no, perfetto. Allora, dov'è la sala di controllo dell'altra volta? Eccola qui. Perfetto, c'è qualche nemico? Sembrerebbe di no, ottimo. Allora, finalmente è il momento. Una volta iniziata l'operazione, non si torna più indietro. Se le cose prendessero una brutta piega, dovremmo combattere. Esatto, sei pronto, Joker? Assolutamente. Ok, tutti ai propri posti. C'è un nemico all'interno, proprio come mi aspettavo. Beh, abbiamo fatto un bel casino qui dentro. Non è una sorpresa. Comunque, cercherò di attirarlo fuori. Così voi potrete occuparvi dell'interruttore. Voi? C'è solo lei. Pensi di farcela? E se ti acciuffasse? Non sottovalutare un ex corridore. Lo seminerò in un batter d'occhio. Queste sono le cose che ti fanno più o meno intendere che loro abbiano un minimo di rapporto, ma non te lo fanno capire al 100%. Ehi, ci sono dei brutti ceffi di qua. Ehi, mi serve aiuto. No, oh, che succede? Chi è stato? E io entro. Vedi di farcela, Skull. Vedi, lei sembra che ci tiene, ma non capisci se è interessata o è solo amicizia. Amicizia disinteressata, tra l'altro. Così va bene? Sì, è perfetto. A me fa ridere sta cosa. Sembra che tu ti diverta. Esatto. Solo i migliori apprezzano certi momenti critici. E poi è nello stile dei veri ladri fantasma. Fa ridere sta cosa però. Contiamo su di te, Mona. E anche su te, Panther. Ecco il segnale di Fox. Significa che sono pronti. Buona fortuna, gente. Che lo show abbia inizio. Joker, ora. E io scendo!
Scusate l'attesa. Colpa mia, ci ho messo una vita a seminare quel tipo. Ehi, dov'è Mona? Ricongiungiamoci con Mona. Forza, dov'è il micio? Eccomi. Che ve ne pare del piano di un esperto? È stato incredibile, Mona. L'orma d'arame, l'opera è sparita. Come osano quei vermi. È ora di metterli in trappola, come luridi topi che sono. Sbarrate tutte le porte, non potranno fuggire. No. Allora, l'avete scoperto cos'è il tesoro? Dalla forma dovrebbe essere un quadro. Lo scopriremo dopo, per ora dobbiamo fuggire. Sì, è ora di andare. È vero, ma non possiamo scappare di sotto. Che bello il modello di Morgana vestito con il quadro sulle spalle. Forza, scappiamo da qui. La finestra conduce all'esterno. Che stai facendo? Dobbiamo sbrigarci o... Eccoli, gli intrusi sono lassù, isolate la sala di controllo, acciuffateli. Cosa facciamo? Sono già qui. Non c'è tempo per pensare, dobbiamo fuggire, subito. Forza, dalla finestra, ragazzi. Dove cacchio siamo finiti? Che cacchio di posto è? Oh, che caspita! Caspita, se siamo in alto! Ma almeno siamo fuori! C'è un modo per scendere! Sembrerebbe di sì. C'è qualcosa qui invece? Sembrerebbe di no. Perfetto, allora... scendiamo piano piano, ragazzi. Dagli scalini, uno per uno. Qui c'è qualcosa che posso rubare? Sembrerebbe di no. Ok. Io continuo a cercare sempre roba per rubare, ma non c'è mai niente. Sempre molto triste. Qui si entra dalla finestra. Un altro portale verso una destinazione ignota. Non abbiamo tempo da perdere. Entrate, è la nostra occasione. Sul serio? Ma immagino che non ci siano altre alternative. Dove finiremo? È diventato verde. Così a caso. Ah, siamo passati da una di quelle scale che non conduceva da nessuna parte. Siamo nel cortile. Forza, scappiamo. Lo sapevo. Tutti quei sistemi di sicurezza sarebbero stati inutili se avesse ricondotto dentro. Siamo sfuggiti al loro assedio. Miau. Ehi, perché Mona è così su di giri? Non resisto. Diamo un'occhiata a questo tesoro. Tutto scemo il gattino. Tesoro! Eh? È questo il tesoro? Attenti! Ah, indovinato! Parassiti ficcanaso! Cercavate questo per caso? Come osate intrappolarmi come fossi un topo? Quindi avevi preparato un falso, eh? I falsi sono comuni nel mondo dell'arte giapponese. Cosa vi è cambiato a tal punto? È per via della notorietà. Riuscite a immaginare quanto ho sofferto scoprendo i crimini del mio padre adottivo? Ripensandoci, l'unico motivo per cui ti ho accolto è perché avevo dei legami con tua madre. Quella donna non perse la passione per la pittura nemmeno dopo la morte del marito. Aveva un talento e delle capacità stupefacenti. Ecco perché decisi di prendermi cura di te, di lei. Tua madre e i lavori che ha creato sono tutte mie opere d'arte. Quanto puoi cadere in basso? Immagino di poterti concedere un dono prima che tu muoia. Un ultimo sguardo all'autentica Sayori. Autentica? Forza, fagliela vedere. Ta-daan! Quella è la vera Sayuri! Non può essere! Mamma! Eh? Proprio così! È stata dipinta da tua madre! È il suo autoritratto! Sentendo avvicinarsi la morte, ha raffigurato i suoi ultimi desideri per il figlio che avrebbe salutato. Ecco la verità dietro al mistero dell'espressione della Sayuri! Hai rubato qualcosa di così personale. Lo capisci a prima vista? Lo capì? Sapevo che il dipinto sarebbe diventato un'icona, aggiungendo un tocco e firmandolo con il mio nome. Ma il neonato del dipinto? Perché lo avete coperto?
Faceva parte della messa in scena. Senza il bebè, il motivo dietro lo sguardo della donna si sarebbe trasformato in un mistero. È questo che attira il pubblico. Lo hanno scritto anche tutti quei critici parassiti. Me lo sentivo che c'era qualcosa di strano in questa storia. E adesso ne ho la conferma. Se avessi davvero amato quel dipinto, non avresti mai pensato di replicarlo per soldi. Tu non ami affatto l'arte. Anche se hai un vero tesoro, le tue reali capacità non vanno oltre gli scarabocchi di quel falso. Mi viene da ridere, coglione. Quindi intendete sfidarmi in ogni caso? Molto bene, visto che sei una mia opera, Yusuke, ti distruggerò per il bene del mio futuro. Insieme a questi tuoi amichetti insolenti. Non posso credere che tu abbia trattato sia la madre che il figlio come oggetti. Sei un mostro. Fox. Avevo sentito dire che distruggete le vostre opere d'arte una volta esaurita la loro utilità. Avete fatto così anche con mia madre. Ha avuto un malore davanti ai miei occhi. È lì che mi è balenato in testa un pensiero. Se non chiamo i soccorsi e la lascio lì, posso impossessarmi dei suoi dipinti senza condizioni. No, l'hai lasciata morire. Era debole fisicamente. Nessuno si sarebbe insospettato se fosse morta per un malore. Ma poi, Yusuke, non ti è mai parso strano che io abbia scoperto il tuo talento quando avevi solo 3 anni? Ti ho tenuto con me solo perché non scoprissi la verità dietro la Sayuri. L'avete uccisa? Certo, i talenti artistici che hai ereditato da tua madre sono stati un piacevole imprevisto. È molto più semplice rubare il futuro di mocciosi indifesi, piuttosto che quello degli adulti. È grazie a te che mi è venuta questa idea. Hai la mia gratitudine. Yusuke. Sono io che vi ringrazio, Madarame. Ogni ragione che potessi avere di perdonarvi è appena scomparsa senza lasciare traccia. Voi non siete un artista corrotto. Siete un demonio spregevole che nelle sembianze di un artista. Razza di buoni a nulla. Piombare nel mio museo e fare quel che vi pare e piace. Chi ha gli agganci detta le regole. Chi non li ha deve seguirle. Senza contare che il valore dell'arte è soggettivo. Detto io le regole nel settore. Sono l'essere supremo. Sono il dio del mondo dell'arte. Si mette male, indietro. Si sta per trasformare. Lui tra l'altro è una delle trasformazioni più brutte, perché proprio gli esplode la faccia. E tra l'altro è anche una delle boss fight esteticamente neanche tanto belle. Cioè, sia lui che il quadro non sono niente di che. Come vuoi, Madarame. Hai sfruttato gli altri per i tuoi desideri spregevoli, Madarame! Non vali neppure la cosiddetta arte che hai creato. Allora, io non so cosa siano deboli ogni pezzo, però posso anche solo volendolo provare, aumentando il mio attacco. Termopili per tutti! Ok, minchia. Quale è stato? L'occhio sinistro. L'occhio sinistro fa attacchi di ghiaccio. Ma in realtà non è detto, eh. Potrebbe essere... Ok, l'occhio destro però fa attacchi di fulmine. Controlliamo subito. No, si cura col fulmine. Perfetto. Posso addormentarvi? No, perché siete una boss fight. Rimuove il bonus alle statistiche di tutti i nemici. Ok. Proviamo gli attacchi di fuoco. Gli occhi si curano, perfetto. Il naso dell'artista freme. Oh, mi hai mancato. Vediamo. Danno fisico a tutti quanti. Ok. La bocca e il fisico sopra gli attacchi magici. A me va benissimo.
Direi che potrei concentrarmi volendo. Ma sì, dai. Concentrazione. Ops, mi hai rimbalzato il colpo, pensa un po'. Difesa diminuita, eh? Ok, e io vorrei... No, fermo. Attaccarti il nasino. Addio al naso. Potrei attaccare gli occhi qua invece. No, fermo. Fermo. Sto sbagliando tutto. Vai, attacca gli occhi e spaccaglieli. E un occhietto se ne andò. Oh no, si è rimesso a posto. Di quanto ti sei curato? Si sono rigenerate. Accidenti, quelle cose tornano in vita se non le abbattiamo tutte assieme. Ok, se questa è la condizione, abbattiamole tutte assieme. Frecce splendenti! Non che ci volesse chissà quanto. Madarame, eh? Pensavi di farla franca. Di la verità. Madarame, è uscito allo scoperto. Ah sì? No, ho la pistola sbagliata io. Dannazione, io sono il grande Madarame. Quel Madarame che fa il tutto esaurito ogni volta che apre una mostra. Voi mocciosi, inutili, non avete il diritto di sfidarmi. Basta con queste farneticazioni eccocentriche. Assaggerai l'ira di tutte le tue vittime. Attacchiamolo, ragazzi. Minchia mille. Sono il grande artista Madarame. Se voi mocciosi non lo capite, lo vedrete con i vostri occhi. Ammirate la mia maestria. Vero o falso? Oh, ha creato delle copie. Che ha creato delle copie di se stesso. Ah, ho capito. È un maestro dell'arte della contraffazione. Attacco ristabilito, difesa ristabilita, precisione elusione ristabilite. Allora, io mi concentrerei su Termopili ora. Riaumentiamo le nostre statistiche. Ora. Vorrei fare una cosina. Prima mi paro con tutti quanti. Vorrei vedere... No, negli oggetti non ce l'ho. Perfetto, mi paro. Osate sfidare un adulto stimato? Vi si gelerà il sangue dalla paura. Chi l'avrebbe mai detto che lui fa le cose di ghiaccio? Che poi è furbo. L'unica debole al ghiaccio, lui attacca l'unico di fulmine. Mocciosi sprovveduti, la mia furia vi ridurrà in cenere. Ma vai, di fuoco lui? Oh, mi hai curato, grazie. Sparite senza lasciare traccia, come polvere dispersa nel vento. Attaccherà Ryuji? Bravo, ce l'hai fatta. Il mio genio colpisce come il bagliore di un fulmine, lo scoprirete di persona. Chi colpirà? Sbagliato, mi dispiace. Allora, mio caro, io vorrei, prima di tutto, colpirti con lui. Però vorrei controllare una cosa, quindi prima mi paro. Bravissimo. Allora, zio a lui. Minchia, distrutto. Poi staffettiamo a lei. C'è una cosa che ancora, dopo tutto questo tempo, ancora non ho ben capito della staffetta e vorrei capirla adesso. Fulmine e fuoco su di lei e su di lui. Staffettiamo a Yusuke. Questa cosa è fatta apposta per farti fare la staffetta precisa. Colpo di ghiaccio su quello di fuoco. Perfetto. E infine, ultima staffetta gratuita, tra l'altro, a Joker. Allora, non posso cambiare? No, non è vero, posso farlo. Ottimo, allora. E allora, Satanael, colpisci. Centro, perfetto. 1200, poteva andare meglio.
Aia, mi ha colpito. Vabbè, l'obiettivo era lui. Speravo di fare di più. Avrei dovuto fare concentrazione e poi tutto il resto. Ogni tanto succede, e è per questo che mi sono chiesto questo, che non mi faceva cambiare persona quando facevo staffetta. Non lo so il perché, però stavolta ha funzionato. E siamo saliti tutti di livello, e alla fine avevo ragione. Livello 21 a fine del castello. Ah. A nessuno interessa la vera arte. Ciò che conta per il pubblico sono i grandi nomi, niente di più. Anch'io sono vittima di questo sistema. Non sei d'accordo? Cerchi di giustificarti. L'arte gravita intorno al denaro, del resto. Non si può emergere senza un soldo bucato. Yusuke, tu mi capisci, non è vero? Essere un artista povero è davvero una condizione infelice. Volevo solo evitare di ripiombare in quella vita. Un demonio come voi non ha il diritto di fiatare nel mondo sul mondo dell'arte. È giunta la fine per voi e per questo mondo orribile. Ah, no, ti prego, non uccidermi. Vattene, stronzo. Tornate al vostro io nella realtà e confessate i vostri crimini. Tutti quanti. Non mi ucciderai, quindi. Giuratelo. Ah, va bene, va bene. Ma è quell'altra persona. Quello con la maschera nera. Eh? Chi? Una maschera nera? Ma di chi parla? Impossibile. Qualcun altro si è introdotto nel palazzo oltre a noi. Non abbiamo tempo. Esatto, sbrighiamoci. Prendete l'opera. Salite. Ehi, Yusuke. Ora, cosa devo fare? Ponete fine a tutto questo e usate la vostra capacità per una volta. Yusuke. Me ne vado io. No, aspetta, ti prego. Yusuke. Yusuke. E non è tornato al suo io, tra l'altro. A differenza di Kamoshida, lui è rimasto lì. La destinazione è stata cancellata. È meglio che non rischiare che la gente inizi a sospettare di noi. Squagliamocela. Andiamo, Yusuke. Già. Addio, sensei. Direi che la missione è stata un successo. Non ci resta che attendere il risveglio del cuore. Ah, com'è amaro. Perché lo hai preso nero? Lo sai, Yuri. Non è che adesso ti metti a frignare esclamando robe tipo mamma, vero? Se penso che questo dipinto era la fonte dei desideri distorti di Madarame, l'unica consolazione è che mia madre non saprà mai cosa è successo. Il dipinto autentico dell'atelier è stato alterato dopo tutto. Per quanto possa sembrare ironico, questo è il suo vero autoritratto ora. È un dipinto meraviglioso. E anche se ci è voluto un po', è finalmente nelle tue mani, Yusuke. Me ne sono grato. Tuttavia, è ormai impossibile esporlo al pubblico perché venga riconosciuto. È un peccato, non è poi così male. Si chiama Sayuri, lei? Non penso. No, dubito sia il nome di una donna in particolare. Credo fosse per renderlo ancora più misterioso, in accordo con i folli piani di Madarame. Beh, il plagio sarebbe stato smascherato se avesse usato il vero nome. Sicuramente. Dunque, questa è mia madre. Non sarei mai riuscito a ricordare il suo viso con chiarezza. Ma ora capisco quell'esplosione emotiva che sentivi vedendo il dipinto per la prima volta. È andato a buttare la roba lui. Ah, Madonna. Falla finita. Sei così volgare, Ryuji. Allora, cosa farai adesso? Noi continueremo a dare la caccia ai pezzi grossi. Perché fate queste cose? Per vendicarci degli stronzi e della società in genere? E poi, vogliamo dare coraggio alle persone che soffrono per colpa dell'egoismo degli adulti.
Coraggio? E a che pro? Intendete il coraggio di farsi rispettare? È questo che renderebbe felici? Probabilmente sì. Potrebbe esserlo. Già, non si può sapere se sarà un bene per tutti. Ma non c'è modo di scoprirlo senza fare almeno un tentativo. In alcune cose Ryuji è molto profondo, in altre è un buzzurro schifososo. In altre parole, dipende tutto dal singolo individuo, Allora, si può dire lo stesso di me. Anch'io ho sofferto per colpa dell'egoismo di un adulto. Inoltre, perlustrando questi palazzi, potrei espandere il mio repertorio artistico. Tu pensi sempre all'arte, eh? Sei incredibile. Beh, non prenderò parte ad alcun piano inelegante, chiaro? Niente paura, ci penso io. E poi abbiamo una regola che ci impone di scegliere un obiettivo all'unanimità. Che ne dici, Joker? Con Yusuke della nostra squadra potremmo dare un tocco in più alle nostre lettere di sfida. Sarebbe un ottimo membro, ci sono già troppi maschi, è vero. Va bene. Cercherò di non deludere le vostre aspettative. Comunque, c'era un altro intruso oltre a noi, eh? La cosa mi incuriosisce. L'unico indizio è una maschera nera. Perciò potrebbe anche non trattarsi di una persona sola, no? Un'organizzazione. Ma non c'è modo di controllare. Il palazzo non esiste più. Proverò a sondare Madarame. Potrei riuscire a ricavare qualcosa da lui. Ne sei sicuro? Cioè... Vi contatterò subito se dovesse saltare fuori qualcosa. Dovremmo scambiarci i contatti allora. Va bene. Ecco fatto. Artista e ladro fantasma. A quanto pare ho due lavori adesso. Molto bene. Si vive una volta sola, in fin dei conti. Tuttavia, la questione dell'altro intruso mi preoccupa un po'. Anche noi, Yusuke. Anche noi. Non solo ci siamo occupati del secondo pesce grosso, ma abbiamo anche una nuova leva. Cavoli, sta andando tutto alla grande. La fortuna ci sorride, non esaltati troppo, è tutto merito tuo. Diamogli un po' di corda. Se solo potessi fare in modo che quel cretino di Ryuji impari da te. Pure. Ma devo ammetterlo, tu sei davvero speciale. Siamo al quinto evocatore, ci sarà anche utile per migliorare le nostre strategie in battaglia. Inoltre, avere occhio per il bello è fondamentale per un ladro fantasma. Yusuke è il benvenuto. Un artista è un talento che si incontra davvero di rado. Certo, lui è un po' strambo però. Un artista, eh? Secondo te, io che tipo ero? È impossibile che io fossi una persona cattiva, vero? La materializzazione dei desideri umani mi attrae tantissimo. Non è tutto. Quando si tratta del metaverso, sono l'unico a sapersi trasformare in un veicolo. Anche perché sarebbe strano che io mi trasformi in un jet, quindi. Sono speciale, ma è comunque strano. Chissà cosa sono in realtà. Un umano, un mostro, un gatto. Un umano. Lo pensi davvero? Non tanto, ma lo faccio per farti felice. Ah, che risposta superficiale. Beh, non esiste che un ladro affascinante e onorevole come me possa essere malvagio. Un uomo che salva chi è in difficoltà a ovest, mentre scaccia i malfattori in agguato a est. Un uomo che punisce chi fuma dove è proibito a sud, mentre salva i gattini maltrattati a nord. Un uomo vigoroso e dedicato a compiere una buona azione al giorno, col sole o col diluvio. Sono questo tipo di persona, o almeno lo spero. Se tornassi a essere umano, di sicuro lei mi noterebbe, non è così? Probabilmente, lo scopriremo prima o poi. Ti piace qualcuno? Prima o poi. Beh, hai ragione, ma... Dove andrò quando diventerò umano? Mi chiedo dove vorrebbe andare lei. Al parco divertimenti, al cinema, al locale chic, a fare shopping. Che ne pensi? Sento che il mio legame si sta rafforzando. Tanto lo sappiamo che parla di Lady Anne, però... Riverbero, chance di proseguire l'attacco. Perfetto. Bravo Morgana. Oh, Dio mio. Ottimo lavoro, gentaglia. Abbiamo fatto del nostro meglio. Permettetevi di ringraziarvi ancora una volta. Grazie a voi sono riuscito a recuperare il dipinto che fece con amore mia madre.
Ne è valsa la pena solo per sentirtelo dire, Yusuke. Sul serio? Non ero sicura volessi veramente risvegliare il cuore di Madarame. Scusate se vi ho fatto preoccupare, non ho più rimorsi ora. E quel cuore si risveglierà veramente stavolta, sì? Andrà tutto bene, non so cosa ti preoccupa. È solo la seconda volta che lo facciamo, in fondo. Però quello che ha detto alla fine mi ha incuriosita. Parli dell'altro intruso oltre a noi. Qualcosa riguardo una maschera nera, giusto? Forse stava soltanto mentendo. In quel momento Madarame non aveva la mente chiara. Per ora limitiamoci ad aspettare che il suo cuore si risvegli. Ok. Benissimo. Oh, e io finalmente posso salvare.